Grazie mille. Il campione che sto esaminando si presenta limpido, di un bel colore giallo paglierino carico, quasi dorato, con riflessi paglierini sul bordo. È abbastanza consistente. È un vino anche di un buon corpo, abbastanza alcolico, lo vediamo dal fatto anche che dimostra, ci sono dei begli archetti a testimoniare il fatto che abbia una buona alcolicità. Al naso è intenso, complesso e fine. Al secondo naso si riconoscono sentori floreali fruttati, fra cui frutta bacca gialla, ananas appena affettato, papaya mango. Anche una leggera vaniglia. In bocca il vino è secco, caldo, abbastanza morbido, fresco e raggiunge una buona sapidità. È un vino che sicuramente va più sulle parti dure, l'angolo di compensazione va sulle parti dure. È un vino di corpo, è un vino che raggiunge una buona intensità, una buona persistenza, di qualità sicuramente fine, abbastanza equilibrato. Nei suoi componenti diciamo che un vino, nei suoi passaggi olfattivi, nei suoi passaggi visivi, olfattivi e gustativi, lo definirei un vino abbastanza armonico. Pronto alla beva. Riconoscimenti e punteggi di questo vino. È un vino del 2004, sicuramente Chardonnay che ha fatto un po' di legno, del Nord, punteggio 78, abbinerei a un fazzoletto di crepe sul sauté di coda di rospo e fonduta di porri. Alcolicità del vino 13 gradi. L'altro campione che sto esaminando si presenta limpido, colore tendente al rubino carico su sfondo porpora, abbastanza consistente direi nel bicchiere, lo vediamo sicuramente anche questo dagli archetti che fa, dunque un vino sicuramente che andrà sui 13-13,5 gradi. All'olfatto è intenso, complesso e fine, con sentori floreali e fruttati, tra cui si riconoscono viola mammola, ciliegia marasca, note balsamiche in un bel finale di grafite e resina dolce. In bocca è secco, caldo, abbastanza morbido, ha un buon tannino morbido, elegante, e non raggiunge totalmente la freschezza, dunque è abbastanza fresco, è un vino sapido. L'angolo di compensazione di questo vino va più sulle parti dure sicuramente, un vino di corpo, intenso, persistente, di una buona qualità, non è del tutto equilibrato, è un vino che col tempo sicuramente può migliorare, è pronto alla beva. Abbinerei questo vino con un filetto di manzo al timo su salsa cassis. Punteggio di questo vino 79-80 punti, non raggiunge un'armonia complessiva, una sua armonia diciamo nel complesso, non raggiunge totalmente l'armonia. Riconoscimenti di questo vino potrebbe essere un Nero d'Avola siciliano dell'azienda Ferriato 2006, Nero d'Avola in purezza. Alcolicità di questo vino 13,5, da servire in bicchieri ampi, temperatura di servizio 16-18 gradi. L'altro campione che vado a esaminare, campione che sto esaminando si presenta brillante nel bicchiere, con riflessi paglierini carichi sul bordo. Ha delle bollicine abbastanza persistenti, fini, non numerose. All'olfatto è intenso, complesso e fine, con un bel sentore floreale fruttato, tra cui si riconoscono
sicuramente pesca, albicocca, mela golden, frutta, pasta gialla. In bocca il vino è dolce, caldo, morbido e fresco, e ha un buon finale sapido, un buon rapporto acido-sapido. È un vino che va all'angolo di compensazione sicuramente più sulle parti dure, diciamo, della acidità e sapidità. È un vino pronto, un vino giovane, sembra un moscato d'Asti. Punteggio di questo vino 90, un vino che definirei equilibrato, armonico, di qualità fine, pronto alla beva. È un vino che con questo vino lo abbino su un bignè di crema pasticcera. Temperatura di servizio da servire su 6-8 gradi. In bicchieri sicuramente questo in una coppa Asti, dove la gassosità del prodotto diciamo acquista più, essendo è abbastanza gassoso, dunque si serve in coppe Asti. Quarto campione che vado ad esaminare. Ci troviamo di fronte a un distillato. Distillato di frutta. Sicuramente mela, distillato di mela. Grazie.